Allora, vi dico la verità, non so come mettere la luce, perché secondo di come mettere la luce sei diverso, vai trasmetti tipo così, così viene il senso di ansia, drammatico, tipo Capitano Jackson. Io non posso affidarle questo ruolo, non posso. Invece con questa è già più... Giovanna, cosa vuoi dirmi? No, vabbè, da... Che c'è? Sai benissimo cosa c'è, beota surrenale. Ho solo fatto un po' di ritardo nel fare questo Julius Vlog, Un non po' so di se lo sapevi. ritardo. Continua e zitto. Sì, scusa. Comunque, ho avuto un sacco di roba da fare in questo periodo. She sells seashells on the seashore. She sells seashells. No, sì. Giochino del se tu fossi. Se tu fossi una boccaccia, quale saresti? Se tu fossi un verso, quale saresti? Turu! Questo sì, è sicuramente il mio verso principale. Qual è il contrario di melodia? Me lo succhia. Se lo tenga. Era così, vero? Oe? Il sole oggi splende come non ha mai fatto. Perché mi fate queste domande? E io perché le leggo soprattutto? Sembra un richiami di pterodattilo. Non si mettono i rutti giù nel video, ma stai scherzando, è una cosa assolutamente immorale. Guarda che ti censurano giù. Se l'arcivescovo di Costantinopoli si disarcivescovi scostantinopolizzasse e ti disarcivescovi scostantinopolizzeresti? E poi? Mi sembra una domanda incompleta, vabbè. Com'è stata la tua permanenza a Roma? Mi impiccio. Si può riassumere essenzialmente proprio in maniera assoluta in questo. Cercate di insieme, magari che vi piace. Fichissimo, io adoro il mandarino. Alessandro Bovo, sacca la foffa. Pintero punta fate, non so descrivervi quanto questo gioco stia prendendo la mia vita in questi giorni, principalmente settimane di potenza. Perché è successo così, tra l'altro ne ho due. Ne ho due perché, vedete, due. Perché praticamente uno l'avevo rotto. Nel senso, grazie alla testolina di Marco, praticamente ho dato, il ragazzo di mia sorella, ha dato un colpo alla console mentre stava girando il disco. E io ovviamente, vabbè, anch'io che sposto la console mentre gira il disco, a lei. Però insomma, si è graffiato il disco del single player, quindi non potevo giocare a quello, potevo giocare solamente al multiplayer. Per chi non segue i videogiochi non sa di che cosa sto parlando. E per chi non conosce i videogiochi è una cosa gravissima. Ma che è successo, raga? Che hai lanciato? Fumogeni. No, raga. Giochiamo all'orologio di Milano, fa tic tac. Ops, ma tu sei sardo, non può. Non si può, mi dispiace. No, io conosco solamente l'orologio fa patagarroso, 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 patagarroso. Imbecille. Prova a dire fuji, fugendo, buttoni, cugendo, fuji, fusciuni, cugendo, buttoni. Mi hai detto brindisino. Mi sembra la più giapponese, del vero. In sardo non saprei che cosa dire. Non saprei. Benvenuti a lezione di sardo. Io sono Julius Fan. E qua abbiamo Marco. Ah! Ho censurato il cognome affinché voi possiate non comprenderlo. Una delle espressioni più conosciute tra i sardi è sicuramente questa. Che guardo che ricordi! Cosa repodidi! Minca mia ricordi! Quanti ricordi? Quando ero piccolino me lo dicevano sempre.
Vuol dire essenzialmente vado a fare la spesa in compagnia di zia Franca senza pensare che la nonna Isa sia chiusa. Conversare con un sardo è una delle cose più semplici che esistano. Marco, hai per caso fatto qualcosa stamattina? Se è andato a ballare, a mangiare due poi se è andato a prandi. Esatto. Oggi è andato a ballare tre volte, tra ballare e ballare tre volte, è andato a pranzo e poi ha spento un cane. Invece, hai per caso visto i bulloni dov'erano? Stiamo su vicino a Brea dei bulloni, sì. E da sa punterà pure, a me dici, ha provato la così tedda, infine. Sì, li ha visti. E questo era solo un esempio, perché ad esempio ci può essere una traduzione perfetta dei colori, tipo rosso, arrubio, arancione, arancioni. Come? Arancioni. Quindi non so da dove venga. Ma per il video Sardegna un'antica sorpresa, è composto solo la parte di piano o anche quella con le cornamuse? Anche quella con le cornamuse, cioè tutta, l'intera canzone è fatta, cioè composizione è fatta così. Scatrane! O potane! Puoi rispondere no a questa domanda? Sì. In un acquario ci sono 9 pesci, ne annegano 3, quanti ne rimangono? In un acquario ci sono 9 pesci, ne annegano... pesci... ne annegano... Non possono negare i pesci. Stavi urlando? Questa è l'ultima volta che ci provo. She sells seashells on the seashore. The shells. Al momento il social network più seguito è Twitter. Quindi se tu vuoi seguirmi, fallo lì. Se non lo vuoi fare, fallo su YouTube. Se non lo vuoi fare assolutamente in nessuna piattaforma, mandami a fare in c***o come tantissime persone fanno già. Qui. Quindi. Semplicemente devo finire questo video, non so come finire. Ciao. Il sardo è una lingua che va anche composta. Minchia, guardo con patatta. Esatto.